Amici e amiche di Caccia for Passion, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessuna delle nostre novità. Sostenete il nostro canale lasciando un bellissimo mi piace oppure un commento sotto tutti i nostri video. Inoltre in descrizione troverete tutti i nostri link, veniteci a trovare su Facebook e Instagram. E sempre in descrizione troverete anche il nostro indirizzo email. Scriveteci, fateci sapere cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video. Buon divertimento e buona visione a tutti! Questa mattina ci troviamo nell'alta valle del Tevere, dove le pianure sono contornate dai rilievi appenninici e i campi si alternano a strepitose distese boschive. Ed è in questi territori che i nostri cacciatori oggi ci porteranno a cacciare la lepre durante una ancora calda mattinata autunnale. I team dei due segugisti, Fabio e Roberto, si incontrano presto per decidere le rispettive zone di caccia. Giusto il tempo di scambiare due parole che è già ora di partire per una nuova ed emozionante avventura di caccia. Decisi i rispettivi territori, i sei cacciatori si dividono. Fabio è un segugista da una vita e la sua è una bellissima storia di passione e tradizione. Ci racconta del suo grande amore per i segugi francesi e la caccia al cinghiale e di come poi la vita lo abbia spinto ad appassionarsi e a praticare sempre di più la caccia alla lepre. Lui ha una muta di Arejuà all'interno della quale ha integrato alcuni esemplari di segugio italiano. Non sarà una giornata facile, le temperature ancora alte metteranno a dura prova i nostri ausiliari, ma per Fabio il carniere è l'ultimo dei problemi. Lui ama molto di più guardare e osservare il lavoro dei suoi cani. I nostri ausiliari ci portano in salita, quindi non resta che dare ascolto al loro fiuto e seguirli. Ah!
cavallo e adesso non deve capisci il danno. Nonostante il fallo iniziale, i cani riescono comunque ad individuare la passata della lepre e tra i boschi parte la seguita, senza però riuscire a concludersi con il prelievo del selvatico. Nel frattempo, Roberto e la sua muta di Arejuà hanno raggiunto il luogo di caccia. E anche lui, insieme ai suoi ausiliari, si incamminano tra i boschi dell'alta valle del Tevere. E anche qui, a pochi minuti dalla sciolta, i cani individuano la lepre. Mentre i cacciatori del team di Roberto sperano nello sbucare di essa di fronte alla seguita. Il rumore delle voci dei cani sembra però disturbare anche altri abitanti del bosco, che, nel dubbio, scappano. Purtroppo, anche la seguita di Roberto si interrompe. Intanto, dall'altra parte, Fabio è di nuovo alle prese con i suoi segugi. Un'altra seguita parte nel bosco e questa volta decidiamo di seguirla e di addentrarci nel fitto in direzione delle voci. Ancora nulla, purtroppo siamo arrivati tardi. Fabio decide quindi di richiamare i suoi cani e di proseguire la caccia attraverso i campi.
Dai. 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 Due. Io blu. Dai. Io blu. Dai, Penny. Dai, Diana. Non avendo trovato nulla, decidiamo quindi di abbandonare la zona collinare e di spostarci in pianura. Nonostante il caldo e la stanchezza, i nostri ausiliari sembrano però sentire qualcosa. Infatti... È stata una giornata impegnativa e faticosa, ma alla fine i nostri sforzi sono stati ripagati. Un grazie a tutti gli amici dell'Alta Valle del Tevere.